Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo, quest'oggi 355 nuovi casi, ovvero il 7% dei tamponi molecolari. E per far fronte all'aumento dei contagi, la ASL di Teramo ha deciso di limitare i ricoveri per una settimana nei quattro ospedali della provincia. Inoltre oggi 9 decessi comunicati nelle ultime ore. Vediamo il servizio. Sono 355 nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 7% dei 5.080 tamponi molecolari processati. Nelle ultime ore eseguiti anche 3.630 test antigenici, il più piccolo tra i contagiati a 4 mesi, il più anziano 92 anni. L'incremento più consistente si registra nel Chietino con 160 nuovi casi, a seguire il Pescarese con 84 casi, l'Aquilano con 55 casi e il Teramano con 51 casi. Qui, a causa dell'aumento dei ricoveri, la ASL di Teramo ha deciso di limitare le ospedalizzazioni per una settimana nei quattro nosocomi della provincia. Potranno essere ricoverati solo i casi urgenti ed eseguiti solo gli interventi salvavita e su patologie oncologiche, pur garantendo, fanno sapere dall'azienda sanitaria, l'attività ambulatoriale. Oggi in Abruzzo ho comunicati ulteriori 9 decessi che portano il bilancio delle vittime a 1698. 354 sono invece guariti delle ultime ore. Sono 12.723 gli attualmente positivi nella nostra regione, 8 in meno rispetto a ieri. Di questi 611 sono ricoverati in area medica, meno 4 rispetto a ieri, 77, 3 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 12.035, meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E ora facciamo un passo indietro, ripercorriamo quest'ultimo anno di Covid in Abruzzo. Era il 27 febbraio dell'anno scorso quando venne scoperto il primo caso di coronavirus in Abruzzo in un uomo brianzolo in villeggiatura a Roseto. Ad un anno di distanza è ancora lontana la fine della pandemia, tra le problematiche legate alle varianti e le vaccinazioni che stentano a decollare. Tiriamo le somme con Alfredo Primante. È passato esattamente un anno dallo scoppio della pandemia in Abruzzo con il primo caso di Covid accertato a Roseto. La notizia l'avevamo data in tempo reale nel corso della nostra rassegna stampa mattino 6. È un uomo ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, è risultato positivo al primo test per il Covid-19, il coronavirus. Guardi, io la prima disposizione è quella di evitare gli assembramenti e le riunioni di persone, quindi sono riuscito, nonostante fossero le 7:15, a contattare immediatamente i dirigenti scolastici, a comunicare la mia intenzione di chiudere le scuole. Da allora, oltre 50.000 persone hanno contratto l'infezione in Abruzzo e purtroppo oltre 1.200 pazienti non ce l'hanno fatta. Dall'analisi dei dati è interessante notare come nella prima ondata i casi complessivi furono appena 3.780, il 7% del totale, mentre il 93%, cioè 49.765 contagi, riguarda il periodo dal 1 di settembre ad oggi. Questa discrepanza, oltre che per la differenza nell'arco temporale preso in esame, potrebbe essere anche spiegata con una maggiore contagiosità del virus nel frattempo mutato, ma anche con l'impreparazione diagnostica della prima fase della pandemia, quando l'apparato di analisi dei tamponi ne riusciva a processare solo alcune centinaia e solo molecolari. In questi mesi la morsa del coronavirus si è allentata solo in estate, quando contagi e decessi erano ridotti allo zero, merito anche dei quasi 3 mesi di chiusura e clausura. Ma lo scotto di un'estate quasi normale, di feste e gite fuori porta, di spiagge affollate, ristoranti e bar aperti che hanno dato respiro all'economia, si è pagato con gli interessi in autunno. A metà settembre, infatti, si è registrata la prima vittima e di lì in avanti i numeri sono cresciuti in maniera vertiginosa, complice anche la riapertura delle scuole. Il record assoluto di contagi registrati in un solo giorno c'è stato lo scorso 14 di novembre con 939 casi. Nella prima ondata il record fu appena di 160 casi il 29 di marzo. Sul fronte dei ricoveri il giorno più duro è stato il 30 novembre con 790 pazienti ospedalizzati. Oggi l'Abruzzo fa i conti con le varianti, in particolare quella inglese che sta martoriando l'area metropolitana. Diversi anche i casi di variante brasiliana, in particolare all'Aquila e nel Chietino. Qui la prima vittima a Francavillamare, dove nei giorni scorsi è morto un 67enne di rientro dall'Umbria. Resta a questo punto l'incognita vaccini.
giorni. La campagna è partita tra polemiche e ritardi, ma procede a fatica, anche per la scarsità delle dosi a disposizione. Affinché il prossimo 27 di febbraio tutto questo sia un brutto ricordo o quasi, la via da percorrere e la speranza è soltanto una: che i vaccini diano la tanta agognata immunità di gregge e che si possa tornare ad una vita quasi normale, simile a quella che esisteva prima del 27 febbraio del 2020. Resta preoccupante sul fronte contagi e ricoveri la situazione pandemica a Pescara, con il sindaco Masci che rivendica la decisione di aver chiuso le scuole con largo anticipo, scuole che potrebbero presto essere chiuse in tutta la regione Abruzzo. Paolo Renzetti. Sindaco, a Pescara la situazione è sempre più difficile, aumentano i ricoveri in ospedale, aumentano i positivi, una situazione complicata che lei aveva percepito alcune settimane fa quando aveva chiuso per primo le scuole nella nostra regione, ora probabilmente ci sarà la chiusura delle scuole in tutta la regione. Quando eravamo ancora in zona gialla, il 6 febbraio io ho fatto l'ordinanza, che era un'ordinanza molto azzardata, molto difficile, perché andava oltre il DPCM sulla chiusura delle scuole, perché siamo arrivati fino alle scuole d'infanzia. Sembrava un provvedimento che era azzardato, però adesso anche la regione sta ragionando su un provvedimento del genere, dopo che tanti sindaci si sono adeguati. Per esempio tutti i sindaci della zona costiera del Pescarese, da Montesilvano a Città Sant'Angelo, a Spoltore, già hanno fatto questi provvedimenti di chiusura delle scuole, e adesso la Regione farà un ragionamento complessivo, proprio perché abbiamo chiesto alla Regione di intervenire su una materia molto delicata per evitare che ci fossero delle chiusure a macchia di leopardo che creavano solo problemi alla comunità. Poi anche perché non era giusto che i sindaci si assumessero queste responsabilità nel momento in cui c'è un'espansione del contagio che riguarda territori molto ampi. La Regione sembra aver recepito questa indicazione, tant'è che credo nella giornata di oggi emetterà un provvedimento che va in questa direzione: chiusura delle scuole, didattica a distanza nelle scuole, quindi sospensione della didattica in presenza anche nelle scuole elementari e nelle scuole medie, che invece sono rimaste fuori dal provvedimento del DPCM. Questo succede perché? Perché c'è la variante inglese che colpisce i giovani, che colpisce i ragazzi, cosa diversa dal ceppo originario del coronavirus che invece colpiva le persone più anziane. Adesso c'è una percentuale di circa il 20% di giovani da 0 a 20 anni colpiti, ovviamente in termini assoluti rispetto ai contagiati. E ora la cronaca, parliamo di autostrade. Strada dei Parchi avrebbe fatto pressioni sul governo minacciando l'aumento dei pedaggi e la chiusura del traforo del Gran Sasso. E quanto emerge da alcune intercettazioni in mano alla Procura dell'Aquila, la società del gruppo Toto però smentisce tutto parlando di tesi risibile. L'unica cosa che in questi anni ha funzionato davvero è stata la minaccia di chiudere il traforo del Gran Sasso. Questo è il testo dell'intercettazione tra due alti dirigenti di Strada dei Parchi, la società del gruppo Toto, concessionaria delle A24 e A25. L'annuncio della chiusura del traforo e dell'aumento dei pedaggi parrebbe essere posto, sostiene la Procura dell'Aquila, quale scambio con il governo centrale per l'ottenimento di benefici, ovvero mancati esborsi da parte di Strada dei Parchi. L'inchiesta è quella riguardo la mancata manutenzione delle autostrade. La società del gruppo Toto dal 2009 ad oggi non avrebbe eseguito alcun intervento sulle parti strutturali della rete autostradale. In barba agli obblighi dell'atto concessorio, fatta eccezione per i due casi in cui a pagare è stato il pubblico. E ora le intercettazioni pongono la questione delle minacce. Secondo gli investigatori, Strada dei Parchi avrebbe paventato la chiusura del traforo, la messa in cassa integrazione dei dipendenti e l'aumento dei pedaggi per aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti del Ministero. Il gruppo Toto non ha atteso l'udienza del 9 giugno davanti al GUP dell'Aquila per smentire tutto. È un processo mediatico contro di noi, fanno sapere da Strada dei Parchi. La tesi delle pressioni è risibile. Nessun ricatto riguardo la chiusura del traforo, dice la società, la quale nel 2019 stava per chiudere il tratto per il rischio inquinamento della falda acquifera con il coinvolgimento delle istituzioni, chiusura scongiurata dall'intervento del Ministero. E nessun ricatto nemmeno riguardo l'aumento dei pedaggi, sostiene la
difesa, che è regolato dalla convenzione e non può essere derogato nemmeno dal governo. Nell'estate del 2019 però Strada dei Parchi aveva chiesto la rateizzazione dei pagamenti di concessione all'ANAS, altrimenti si sarebbe trovata costretta ad aumentare un pedaggio che è già tra i più costosi d'Italia. E mentre il Codacons ha lanciato un'azione di risarcimento per i cittadini che utilizzando le autostrade hanno rischiato la propria sicurezza, Strada dei Parchi rilancia volendo chiedere al GUP di disporre un incidente probatorio, ovvero un'indagine volta ad appurare lo stato e la consistenza delle strutture autostradali sotto indagine. Non c'è nessun pericolo per la sicurezza delle A24 e A25, dice Strada dei Parchi, nessun rischio è stato nascosto agli utenti. L'ATI ha ufficializzato la rinuncia alla gestione dell'impianto sportivo Le Naiadi di Pescara. La Regione Abruzzo, che è proprietaria del complesso sportivo, chiede che venga riaperta almeno la vasca del palapallanuoto, il servizio. L'ATI non riapre Le Naiadi e ne riconsegna le chiavi. La società che gestisce la struttura sportiva di Pescara da luglio 2019 lo ha comunicato nella serata di giovedì alla Regione Abruzzo, proprietaria del complesso. La convenzione sarebbe scaduta il 31 luglio prossimo. L'ATI deve riaprire almeno una vasca, il palapallanuoto, dice la Regione, così da consentire alle squadre impegnate nei campionati di interesse CONI di potersi allenare e di giocare alle Naiadi le partite casalinghe. E in ballo vi sono anche i posti di lavoro dei dipendenti del complesso sportivo. La Regione si è offerta di sostenere economicamente l'ATI, ma la società è ancora in attesa di 35.000 euro anticipati per lavori di manutenzione straordinaria e mai rimborsati. L'ATI ha eseguito lavori mai autorizzati, mentre non ha realizzato le opere richieste, fanno sapere dalla Regione. La Giunta Marsilio finora ha perso tempo, questo l'affondo del centrosinistra. Il centrodestra dai continui dissidi si è insediato nel 2019, aveva una proposta di project financing di 10 milioni e mezzo e Dio solo sa quando c'è bisogno di soldi su una struttura che da troppo tempo non viene più manutenuta. L'hanno fatta scadere, due interpellanze da parte mia, quella proposta è scaduta e poi è stata revocata. Si faccia in fretta e si lavori per una cosa che garantisca la continuità, un buon servizio e il lavoro per i dipendenti. E ora che l'ATI ha lasciato, la Regione si trova davanti a un bivio. Vagliare il project financing, rimodulato e ripresentato dalla cordata di imprenditori interessati, oppure procedere con un nuovo bando per un affidamento più duraturo. Cambiamo argomento, i negozianti di abbigliamento e calzature chiedono di poter tornare a lavorare. Delle loro istanze si fa portavoce l'assessore al commercio di Pescara, Alfredo Cremonese, che ha scritto una lettera al Premier Draghi. Un momento durissimo, un momento difficilissimo, io sono veramente davvero vicino con il cuore al mondo del commercio e tra l'altro ci stiamo battendo tantissimo perché alcune cose noi non le riusciamo ancora a spiegare, per esempio noi non riusciamo ancora a capire perché in zona rossa un negozio di abbigliamento uomo deve essere chiuso mentre invece un negozio di abbigliamento sportivo può restare aperto. Chiaramente stiamo facendo dei danni importanti solo ad alcune categorie, questo per noi non è giustificabile, abbiamo chiesto al governo di intervenire andando proprio a stabilire delle regole più chiare, cioè se deve essere lockdown deve essere un lockdown generalizzato per tutti a tutela della salute pubblica e noi siamo assolutamente d'accordo, ma questo per noi non è assolutamente un lockdown, non è una zona rossa e quindi stiamo soltanto danneggiando alcune attività. Inoltre abbiamo chiesto per quelle attività che non possono lavorare, io ho scritto personalmente al neo premier Draghi, abbiamo chiesto praticamente immediatamente di bloccare il pagamento di affitti, di utenze e di tasse, insomma di bloccare perché chi non lavora non può far fronte a questi pagamenti, soprattutto dopo un anno così difficile. Si parla anche di proroga della campagna dei saldi. Sì, io sentendo le associazioni di categoria abbiamo fatto una riunione e mi hanno chiesto, nella speranza di poter riaprire, di cercare di prorogare i saldi. Questo perché? Perché capirete tutti che la merce invernale insomma, non è stata venduta e quindi tutti i nostri commercianti sono ancora, hanno i propri magazzini pieni di questa merce e vorrebbero avere più tempo per poterla smaltire. Stiamo aspettando che l'assessore Damario, che comunque è sempre disponibile, gentile, che ha fatto partecipare il suo capo dipartimento alla riunione, raccolga le stesse informazioni dalle altre province per capire, per dare una data unica dei saldi regionali.
Passiamo ora alle tradizioni cattoliche, la testimonianza cristiana di San Gabriele dell'Addolorata fu così straordinaria e singolare da poter essere additata come modello per tutta la Chiesa, specialmente per le nuove generazioni. Lo scrive Papa Francesco nella lettera inviata a Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo Atri, che oggi ha aperto la porta santa della Basilica di San Gabriele di Isola del Gran Sasso, come vedete in queste immagini, dando inizio alle celebrazioni per il centenario della canonizzazione del giovane passionista. Gabriele era un giovane del suo tempo, pieno di vita e di entusiasmo, spiega Bergoglio, animato da un desiderio di pienezza che lo spingeva oltre le realtà mondane ed effimere per rifugiarsi in Cristo. Morto il 27 febbraio 1862 all'età di 24 anni, Gabriele è stato canonizzato il 13 maggio 1920 da Benedetto XV. Le iniziative, pensate a 100 anni dall'evento che si sarebbero dovute svolgere lo scorso anno, partono oggi e si protrarranno fino al 27 febbraio 2022. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che apriamo con il match di Serie B disputato oggi. Un gol di Busellato in pieno recupero, viziato da una posizione di fuorigioco, consente al Pescara di evitare l'ennesimo KO casalingo, ma il meritato pareggio col forte Lecce serve a poco ai fini della classifica. La zona playout ora è distante 7 punti. Serviva la vittoria, alla fine stava per arrivare la sconfitta. Il gol segnato da Busellato al 91esimo ha evitato al Pescara il quinto KO di fila all'Adriatico, tenendo così ancora accesa la fiammella della speranza nonostante i risultati negativi delle dirette concorrenti. Ora martedì a Cittadella ci sarà un solo risultato a disposizione per non salutare anticipatamente la Serie B. Il Delfino si schiera con il 3-5-2 a centrocampo, si rivede dopo un mese Memmusciai, mentre in avanti con Odgaard c'è a sorpresa Capone. I salentini, con qualche assenza, rispondono con il 4-3-1-2, panchina per l'ex Pettinari. La partenza di gara è equilibrata e senza grandi emozioni, con le due formazioni piuttosto corte. Al 29esimo il salentino Henderson, su punizione dai 30 metri, chiama alla parata a terra centrale Fiorillo. Gara deludente, priva di vere e proprie emozioni. Al 39esimo però il Lecce va in gol su azione di angolo dopo una respinta con i pugni di Fiorillo. Pallone rimesso nuovamente in mezzo all'area, dove Maggio è più lesto di tutti, trovando l'angolino dove l'estremo biancazzurro non può arrivare. Lecce in vantaggio con il minimo sforzo al cospetto di un Delfino dignitoso ma totalmente inoffensivo in attacco. Fa quasi tenerezza la squadra di Grassadonia, ma si arriva nei minuti finali del primo tempo senza grandi acuti e con il finale di 0-1. In avvio di ripresa c'è Maestro al posto di Memmusciai. Dopo due buone ripartenze delle Pescara al settimo, Lecce vicino al raddoppio con il colpo di testa di poco al lato di Meccariello su angolo di Henderson. Biancazzurri che sembrano però almeno più propositivi in una partita che resta piuttosto brutta. Al 13esimo arriva l'esordio di Giannetti, che prende il posto di Capone, e due minuti dopo è proprio il neo entrato a creare un brivido nella difesa leccese, che si rifugia in corner. Meglio il Delfino in questo secondo tempo, che rischia però al 20esimo quando Coda ci abbatta una conclusione dal limite. Nel Lecce dal 21esimo in campo ci sono Maselli, Mancosu e soprattutto l'ex Pettinari. Lecce che rischia però al 23esimo quando Bellanova in area leccese chiama alla parata centrale Gabriel. Al 24esimo il Pescara va vicinissimo al pareggio. Odgaard fa tutto bene, si presenta in area davanti a Gabriel, che salva in calcio d'angolo. Rinvia ancora l'appuntamento con il gol all'attaccante danese, che si dispera, con il punteggio che resta ancora sullo 0-1 e con un Pescara migliore ma sempre sotto, e con gli ultimi minuti di partita che vedono un copione che sembra già scritto, con però il graffio al 91esimo di Busellato in sospetto fuori gioco, che segna il gol dell'1-1 tenendo il Pescara ancora in vita. In questo momento dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che c'è il rammarico, insomma la squadra secondo me ha fatto molto bene, è stata compatta, è stata fortemente determinata. È chiaro che bisogna lavorare molto sugli automatismi, ma mi è piaciuta insomma la voglia di fare. Siamo stati puniti sostanzialmente su un errore, come ha detto lei, di posizionamento, ma la squadra l'aveva fatto bene, la partita era in forte equilibrio. Eravamo un po' contratti all'inizio, cosa che invece non è successa al secondo tempo. Sono contentissimo per chi è entrato, perché ha determinato in positivo. Dobbiamo lavorare molto per trovare gli equilibri, ma ripeto, la squadra ci ha creduto fino alla fine e
c'è un pizzico di rammarico, insomma, perché poi al secondo tempo il Lecce non si è mai affacciato nella nostra metà campo, abbiamo fatto sempre la partita. E è chiaro, voglio dire, che la classifica piange, però questo è un grande punto di partenza, perché è normale che la squadra deve trovare assolutamente autostima, deve capire di potersi giocare le partite, deve lavorare duramente durante la settimana, perché qualcosina oggi abbiamo cambiato con i movimenti davanti, e c'è da mordere tantissimo, devono dimostrarmi, devono dimostrare che ci sono, che capiscono quello che facciamo durante la settimana. Ci vuole immensa disponibilità, però bisogna ripartire con grandissima fiducia. Serie C, seduta di rifinitura per il Teramo, che domani affronta la Paganese al Bonolis. Biancorossi che saranno senza Di Matteo, Lasic, Birligea, Minelli, Valentini, Viero e Cappa. Serve un risultato positivo. Il tecnico Paci è certo che la sua squadra avrà fame di successo. Domani affrontiamo una squadra che è in super forma. È una squadra che ha cambiato 4 giocatori rispetto all'andata, ha cambiato allenatore e l'ho vista giocare, secondo me in questo momento compete con squadre che stanno in zona playoff, anche se la loro classifica è diversa, e quindi sarà una partita difficile perché l'avversario è un avversario forte. Adesso in questo momento i ragazzi sono molto vogliosi, perché sappiamo tutti che il margine d'errore è ridottissimo, non possiamo più commettere tanti errori ed ogni opportunità è oro per noi, e quindi sono molto concentrati i ragazzi perché vogliono far bene, vogliono finire questo campionato nelle ultime 11 partite bene, vogliamo comunque arrivare nella zona playoff, che per noi sarebbe importantissimo, e quindi vedo la squadra molto concentrata, consapevole anche del fatto che abbiamo pochissimo margine di errore, abbiamo già commesso degli errori, e quindi non possiamo più sbagliare se vogliamo fare un finale di stagione importante. Visto che spesso tu hai parlato di un percorso da fare, pensi che questo percorso abbia bisogno, per essere completato, di un'altra stagione? Assolutamente sì, perché questa è una squadra che io credo che abbia tanti margini di miglioramento, soprattutto nella fase offensiva. Dobbiamo migliorare anche certi aspetti nella fase difensiva, però questa squadra può migliorare tanto, secondo me, tanto può migliorare. Per quello io alla squadra parlo, e noi siamo focalizzati sul vincere, però per me è importante l'aspetto del miglioramento, perché pensare di migliorare con questa squadra significa avere entusiasmo per finire la stagione e per giocare sempre meglio di quello che possiamo. C'è bisogno di tempo, soprattutto nei ragazzi giovani, quindi certo che un'altra stagione di percorso sarebbe importante. Serie D, dopo l'infrasettimanale, domani il girone F vedrà il terzo turno di ritorno con 3 squadre che giocheranno tra le mura amiche e l'unica trasferta del Giulianova a Recanati. 7° rinvio invece per il Pineto, alla ricerca ancora di un attaccante, Jacopo Forcella. 4 gare su 5 col punto interrogativo che riguarda il Pineto e quando la squadra di Marco Pomante potrà tornare a giocare. La terza giornata del girone di ritorno in Serie D vedrà 3 abruzzesi in casa e una sola trasferta, quella del Giulianova a caccia di punti salvezza. E saranno proprio i giallorossi che avranno il turno più insidioso al Tubaldi contro una recanatese che, seppur col cambio in panchina, non è ancora riuscita a dare una sterzata al proprio campionato. La formazione di Leonardo Bidetto invece ha dato segnali incoraggianti, la squadra dimostra di credere ad una rincorsa che passa anche dal fatto di strappare un buon risultato nelle Marche, facendo affidamento anche sul ritorno davanti di Cesario e sul recupero di chi è ancora out. Molto meno complicato, almeno sulla carta, l'impegno a cui sarà atteso il Notaresco, che al Savini incontra un Agnonese mestamente all'ultimo posto insieme all'Atletico Porto Sant'Elpidio, con il rosso-blu di Epifani che attendono buone nuove dalla partita tra Campobasso e Castelfidardo che si gioca al nuovo Romagnoli. Nella squadra di casa Banegas è sugli scudi anche in settimana, ma davanti Olcese sembra aver preso un margine di vantaggio su Dos Santos. Il tecnico però, visti i 3 impegni settimanali, potrebbe essere tentato dal rimettere il brasiliano dal primo minuto. Il Castelnuovo, dopo la sosta forzata di mercoledì, invece ospita sul proprio terreno di gioco l'Aprilia e potrà contare in zona offensiva sul classe 2001 Nicolò Gardini, che aveva iniziato la stagione in eccellenza a Nereto realizzando 3 reti in 6 gare. Cresciuto nelle giovanili del Teramo per poi realizzare 43 reti con gli allievi della Virtus Teramo e 13 in 2 stagioni di promozione da fuori quota con il Mosciano e il Miano. Nero Verde
verdi nel girone di andata hanno posto le basi per una fase 2 del campionato che può vedere la qualificazione ai playoff, sognando magari che davanti rallentino in due. Torna tra le mura amiche la Vastese, che ospita il Fiuggi, formazione insidiosa quella di Beppe Incocciati, che mercoledì però nell'infrasettimanale ha perso col Matese, mentre, come ammesso dallo stesso Fulvio De Adderio dopo il match di Giulianova, gli aragonesi sono in leggera flessione, ma l'Aragona può dare la spinta per arrivare ad un numero in doppia cifra di risultati positivi. Come detto, il Pineto salterà la gara numero 7 e con lo stop contestuale anche di Giordano Fioretti, che di fatto non è riuscito a vestirsi di biancazzurro in una gara ufficiale, la società del presidente Silvio Brocco va a caccia di un attaccante. Il nome è quello di Pierluigi Cappelluzzo, ex Pescara, dopo l'ultima esperienza nella Viterbese svincolato, e potrebbe firmare proprio per il Pineto, aspettando che la squadra di Pomante possa tornare finalmente in campo. La città di Pescara ospiterà nei primi due weekend di marzo i campionati italiani indoor di pattinaggio. Prevista la presenza di 700 atleti provenienti da tutta Italia, e il presidente Racu ha annunciato che il capoluogo adriatico diventerà centro federale nazionale della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici. Vediamo il servizio. Presidente, torna il grande pattinaggio in Abruzzo, a Pescara, con questi campionati italiani indoor di pattinaggio velocità, un evento che si svolgerà in due weekend proprio per mantenere il massimo della regolarità sotto l'aspetto sanitario. Beh, innanzitutto questa tradizione, ormai 3 anni di seguito i campionati italiani indoor vanno a consacrare che Pescara è la città ideale per questo, è la città diventata ormai simbolo e devo dire apprezzato da tutti Italia. Li manterremo in sicurezza più del dovuto, nel Palazzo dello Sport entreranno solo atleti e i loro tecnici, tamponati tutti gli atleti appena arrivati a Pescara prima di entrare nel Palazzo dello Sport, che significa che già da casa hanno fatto il primo tampone, quindi le misure di sicurezza le stiamo prendendo tutte. Assessore, un altro grande appuntamento sportivo a Pescara, un appuntamento che ha una valenza che va al di là proprio dello sport, perché si svolge in piena pandemia, ma ancora una volta la città di Pescara dimostra di essere all'altezza di questi eventi. Noi come amministrazione ci siamo adoperati perché loro ci hanno garantito assolutamente i controlli nel rispetto delle regole. Infatti sarà un campionato a porte chiuse, c'è la possibilità di avere 200 partecipanti, ma loro ne saranno solo 150, nonostante sono 700 atleti che parteciperanno in due weekend, dal 5 al 7 marzo e dal 12 al 14 marzo. Presidente, al di là di questa manifestazione c'è poi un progetto più ampio della federazione che coinvolge proprio la città di Pescara. Ma sì, proprio in questi giorni abbiamo avuto ulteriori riunioni col comune, col sindaco e con l'assessore allo sport, proprio per portare a Pescara il centro federale nazionale. Qual è l'impianto che avete individuato? Beh, l'impianto coperto di Pescara Colli dei Gesuiti è sicuramente un buon pattinodromo, perché è uno dei migliori che c'è in questo momento in Italia. Termina qui questa edizione della TG6, tutti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.